per cercare di aiutare queste persone a superare un dolore che logicamente loro non supereranno così facilmente. L'evento è un evento traumatico che porta la popolazione a non capire dove andare, dove muoversi, però noi stiamo cercando come Protezione Civile appunto di riportare un pochettino di normalità in questo ambiente. Duro perché conosci tanti, cioè conoscevi quasi tutti, eravamo 205 a oggi e non ci sono più. Niente, in questo momento ci vuole la capacità di essere lucidi, la macchina è in moto, abbiamo le idee chiare su come che proseguire il percorso, abbiamo trovato massima condivisione con la regione e col governo. Il Premier ha detto che su questa partita, è brutto dirlo, però io uso sempre degli slogan, diciamo, calcistici, ma si gioca la faccia. E io sono convinto che lui, insomma, che uomo di parola, terrà fede agli impegni, perché questa è una sfida non solo per Amatrice ma per l'Italia. Insomma, io ho la speranza, ho la morte nel cuore, che questo comune tornerà a essere uno dei borghi più belli d'Italia, insomma, con la capacità, con la voglia, con la determinazione tipica della gente di montagna. Allora, per queste 205 persone, sperando che si fermi qui il numero, ma ho qualche dubbio, lo dobbiamo fare per loro e anche per un fatto personale di tutti quanti noi. Io sono vicino all'amico Santarelli, come sono sicuro che lui è vicino a me e a tutta quanta la comunità, e in questo momento bisogna avere la capacità di guardare avanti, barcollo ma non mollo. Insomma, la porta ingresso storica del paese del 1400 che è crollata, che mi ha fatto capire che era successo qualche cosa, insomma, di troppo. Noi abbiamo scavato con le mani, abbiamo tirato fuori dei corpi purtroppo, e adesso la situazione è tragica, è drammatica. Ci sono crolli continui, non ci sono più case agibili ad Amatrice. Quelle poche che sono rimaste stanno crollando e crolleranno tutte. Amatrice è un paese fantasma ormai, è un cumulo di macerie. Qui stiamo facendo, diciamo, il più possibile per queste persone, perché sinceramente la situazione, diciamo, già la si vede dalle televisioni, e ci stiamo provando, tutti stiamo dando una mano e c'è tanta forza e tanta volontà. Gianluci Monica, Pandolfi Maria, Pandolfi Paola, Pandolfi...